Ciao a tutti, mi chiamo Ale, bentornati sul mio canale San Pietroburgo in italiano. Oggi mi trovo fuori di San Pietroburgo per raccontarvi di un fenomeno molto particolare che fa parte della nostra vita quotidiana, della dace. Che cos'è? Vi racconto subito e cominciamo dall'inizio. La parola dace, come quasi tutto a San Pietroburgo, è legata al nome di Pietro il Grande. Alcuni anni dopo la fondazione di San Pietroburgo, lo zar decise infatti di costruirsi una residenza estiva nei dintorni della città. Nei suoi sogni, la strada per raggiungere la residenza di Petrov sarebbe dovuta essere bella e elegante, con ville e giardini su due lati. Ma in realtà gli mancavano i soldi per realizzare tutta questa bellezza. Proprio allora gli venne in mente un'idea saggia. Furono tagliati degli alberi e venne costruita una strada semplice. Il terreno a due lati della strada fu diviso in lotti di terreno e Pietro regalò questi lotti ai cortigiani. Proprio in quel momento nacque la parola dacia, dal verbo russo davat, che significa dare gratuitamente. Come tutti i regali di Pietro, anche questo prevedeva un obbligo. Ogni proprietario avrebbe dovuto costruire in breve tempo una villa a due piani con un giardino all'italiana. Pietro non riuscì a vedere la strada per Petrov come la sognava, ma 50 anni dopo questa strada era considerata la più bella strada della Russia e una delle più belle in Europa. Purtroppo di tanta bellezza ne rimase poco. Il territorio fu occupato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e le ville furono distrutte. Ma torniamo al Settecento. Attorno alle residenze estive degli zar russi, i nobili costruirono molte dace, case di campagna dove trascorrere i mesi estivi. In estate la vita di corte si spostava dalla città ai territori circostanti. I cittadini più abbienti volevano vivere vicino ai balli, ai concerti e ai vari divertimenti. Dopo la rivoluzione d'ottobre questa tradizione fu interrotta. Negli anni 30 del Novecento, nell'Unione Sovietica si formò la nuova élite, che voleva vivere bene nel lusso e passare l'estate fuori città. All'epoca furono costruite delle dacie per i membri del Partito Comunista di alto rango, per i generali dell'esercito, per gli scienziati, poi per gli artisti, i direttori delle fabbriche, eccetera. La dacia diventò un oggetto di lusso e le persone comuni non potevano neanche immaginare di averne una. I cittadini che volevano passare l'estate fuori città affittavano delle stanze nelle case dei villaggi. Anche questi alloggi modesti venivano chiamati dacie. Negli anni 60 fu trovata dal governo sovietico una soluzione saggia. I lotti di terreno furono dati gratuitamente ai cittadini. In realtà questi lotti di terreno continuavano ad appartenere allo Stato e venivano dati in affitto per un lungo periodo, ma i cittadini li consideravano come propri. L'idea del governo era quella: dare ai cittadini la possibilità di passare le ferie e i weekend estivi fuori città. Così il governo poteva prendere due piccioni con una fava, risolvere il problema della mancanza di prodotti alimentari e di località per passare le vacanze. Non tutti i cittadini potevano ricevere questo terreno, solo i migliori di ogni settore. Esisteva anche una lista di attesa. La maggior parte dei terreni venivano distribuiti dalle fabbriche. In realtà era un grande pezzo di bosco, diviso in tantissimi lotti di terreno. La superficie del lotto per una famiglia era pari a 600 metri quadrati. Tutto venne calcolato con precisione dal governo. Questo terreno era sufficiente per coltivare frutta e verdura per la propria famiglia, ma troppo piccolo per far crescere qualcosa che si potesse vendere per trarne un guadagno. Ma prima era necessario tagliare gli alberi, dissodare il terreno, costruire un rifugio. Non ho sbagliato, rifugio. Il governo non permetteva di costruire sul terreno una casa vera e propria. Questa casetta doveva essere piccola, con una superficie massima di 40 metri quadrati, di un piano e senza un camino per non essere adatta per la vita d'inverno. Queste case la maggior parte dei cittadini le costruivano da sole, con materiali semplici e economici. Il bagno era fuori.
Nonostante tutto, per il popolo queste dacce erano come una boccata aria fresca. I cittadini di Leningrado, Mosca e di altre grandi città ogni sabato presto lasciavano città per raggiungere la propria dace, per diventare per 2 giorni contadini e coltivare frutta e verdura. La coltivazione era obbligatoria. Per un certo periodo esistevano anche cifre precise per la quantità degli alberi di frutta e cespugli di bacche, anche il personale di controllo. Il lotto di terreno poteva essere confiscato nel caso che queste regole non venissero rispettate. Col tempo le regole diventarono meno stringenti, i lotti un po' più spaziosi, le case più grandi e confortevoli. Per i cittadini la dacia diventò un piccolo angolo di libertà, una possibilità di vivere una vita più vicina alla natura, andare nei boschi vicini a raccogliere funghi e frutta di bosco, fare un tuffo nel lago, pescare, recuperare le forze, coltivare prodotti freschi e gustosi, coltivare i fiori e godersi della bellezza. Le famiglie cercavano di mandare alla dacia i nonni con bambini dalla città per tutto il periodo estivo. Proprio per questo, anche oggi, a San Pietroburgo ci sono pochi anziani e bambini in giro per la città d'estate. Così si formò la tradizione della dacia, una casa di campagna per il periodo estivo. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica sono stati venduti nuovi terreni per le dacie, sono state costruite case più belle e confortevoli. San Pietroburgo è circondata dalle dacie. Le più vicine iniziano subito dopo confine della città, mentre le più lontane si trovano a una distanza di oltre 150 km. Possono essere di vario tipo, grandi o piccole, lussuose o semplici, con ortaggi e serre o con giardini fioriti. I cittadini amano passare il tempo nella dacia, godersi la natura e la vita del contadino, cambiando ogni weekend la propria quotidianità, facendo una grigliata all'aperto, facendo la sauna. Tutte le strade attorno alla città, il venerdì sera e il sabato mattina, sono pienissime. C'è un traffico pazzesco, ma anche questo non può fermare questa fuga dal cemento della città al verde della natura. È tutto per oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao ciao!